Ciao, sono Elena, l'autrice di Come un déjà vu, il libro ebook pubblicato da Elogione nella collana Era come Romance. È un libro, sì, romantico perché parla d'amore, direi, ma soprattutto è anche un libro psicologico che si addentra nel pensiero di una donna che apparentemente si innamora dell'uomo dei suoi sogni, nei suoi sogni. L'idea della storia è nata molti anni fa, perché io stessa sognavo moltissimo, non ovviamente l'uomo dei sogni o chissà quali mondi, però sognando ogni notte mi sono immaginata come potesse essere la vita di una persona, che sogna e preferisce la vita nei sogni alla vita reale. Come anche al giorno d'oggi qualcuno potrebbe preferire la vita online alla vita reale. Ho deciso di leggere l'inizio del primo capitolo, così per introdurre questi primi due personaggi, la protagonista Erika e il suo marito. Cornuto! Sbraitò il vecchietto, agitando un pugno nella nostra direzione dal ciglio della strada e continuando a seguirci con le maledizioni. Sagace il vecchietto, pensai ghignando. Poi alzai il finestrino e decisi di intervenire per distrarre Paolo dall'insulto appena ricevuto. Ma pensa a te, prima cercano di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali e poi si lamentano. Quasi non si vedeva nel buio, poteva almeno mettersi un giubbino catarifrangente. Un cornuto sarà lui, rispose Paolo cupo, se l'era presa. Forse, aggiunsi disegnando le faccine sorridenti nella condensa del finestrino e cercando di non scoppiare a ridere. Cornuto quasi come te. L'auto sobbalzò e il mio dito cancellò il capolavoro. Sospirai. In tanti anni di matrimonio il nostro rapporto non subì alcuna evoluzione. Ci eravamo frequentati, poi ci eravamo sposati, ma da allora la nostra vita di coppia continuò a ruotare attorno al lavoro, il suo, e agli avvenimenti di famiglia, al minimo sindacale, come gli interventi idraulici, il trasloco, l'acquisto dell'asse da stiro. Io facevo la precaria con i miei canonici 5 kg di troppo distribuiti generosamente sulle cosce, mentre lui, il maritino perfettino, combatteva nelle sue battaglie invisibili alla conquista del potere assoluto del mondo degli investimenti immobiliari. Ed ecco a voi la coppia perfetta. Nell'angolo destro abbiamo lui, immobiliarista di successo, alto, peso medio, braccia forti ma non troppo muscolose e con l'abito elegante sta da favola. Nell'angolo sinistro troviamo lei, che non conosce la parola palestra, ma si trova in forma tutto sommato passabile, rotoline a parte. Capelli lunghi, né lisci né mossi, con le unghie mangiate, o meglio, tagliate a zero per evitare di fare figuracce, con un lavoro pietoso del quale non trovo il coraggio di fuggire. Il KO per me è assicurato, e lui ne è consapevole, perciò non perde mai l'occasione per sminuirmi. Mi fermo qui, credo che si possa capire che la vita sua, un po' per colpa sua forse, o per colpa di chi la circonda, non è una vita che la soddisfa. Quindi non mi sorprende che Erika possa trovare piacere nell'isolarsi nel mondo dei suoi sogni. Ovviamente in questa storia Erika ha anche una fidata amica, che la guida in tutti i suoi percorsi, in tutte le sue cadute, i rialzamenti e le sorprese che riserva la storia. Buona lettura!